Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca cittadina che arriva da Torre a Mare. I lavori di ANAS continuano a far discutere. Questa volta il problema nasce dalla rimozione dei pali della luce che hanno lasciato al buio la strada che porta a 7 complessi residenziali. Roberto Maggi. Qui viene ben evidenziato il pericolo che corrono i pedoni che sono costretti a percorrere a piedi questo tratto di strada totalmente privo di marciapiede e soprattutto per colpa delle luci delle autovetture che vengono incontro sulla statale, mette il pedone nelle condizioni, oltre che di non essere visto, ma anche di non vedere eventuali ostacoli. Torre a Mare, complanare ovest Lato Monte, da alcuni mesi circa 1200 persone di 7 complessi residenziali sono costrette a uscire di casa completamente al buio. Il problema è nato da quando i tanto discussi lavori di ANAS per la sostituzione dei guardrail con i nuovi New Jersey in cemento sulla statale 16 hanno comportato la rimozione dei pali dell'illuminazione che si trovavano al centro della carreggiata, spegnendo di fatto le luci su una zona che conta circa un quinto della popolazione di tutto il quartiere. Una volta resisi conto di quanto stava avvenendo, i cittadini si sono mobilitati con raccolte firme, segnalazioni e proteste, ma il risultato è stato l'installazione di nuovi pali della luce, ma non più al centro, bensì sulla complanare Lato Mare, cioè dall'altra parte. Ecco dunque che hanno deciso di radunarsi torce alla mano su Via dello Schiamante, una delle traverse della complanare, in questo caso non di proprietà di ANAS ma comunale, anch'essa illuminata solo dalle luci dei complessi, nonostante la presenza di pali della luce mai entrati in funzione. Il 22/10/2015, petizione, lettera mandata al comune, la raccolta di tutte le firme dei residents. Ho fatto una telefonata a Telebari, alla trasmissione, quando l'ingegner Marzi dell'ANAS presentava appunto il rifacimento dello spartitraffico. E in quell'occasione facevo presente della gravità della mancanza di sicurezza che quell'illuminazione, a spurtare via quell'illuminazione, avrebbe portato alle nostre case. Ci sono degli adolescenti che abitano nei nostri complessi che si spostano autonomamente prendendo l'autobus dell'AmTam. E la fermata è veramente pericolosa perché non c'è una pensilina, non c'è un marciapiede ed è tutto buio. 2 giorni fa, 3 giorni fa, due ragazzi, due signori, li abbiamo visti passeggiare un po' Dalle sulla 17. strada. Noi abbiamo un po' di timore. Io cammino con la bicicletta, ma non vedo niente la sera, anche se pago le tasse, però non posso Rischiate di camminare. Ha rischiato mai di essere investito? Non una volta, ma parecchie volte. Vorrei capire che cosa ha spinto l'ANAS a illuminare la complanare est e non quella ovest. La questione è finita anche in consiglio comunale con la richiesta di provvedere a installare i pali anche lato monte, ma al momento i lavori non sembrano tra le priorità di ANAS. Italo Carelli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e residente della zona, ha fatto sapere che i cittadini non si fermeranno qui. Vogliamo risposte prevalentemente da ANAS. C'è stata l'illuminazione della complanare est, ci è andata già bene, però noi abbiamo la necessità oggi di sapere da ANAS quando verranno effettuati anche i lavori di illuminazione della complanare ovest. Non si può vivere in questo stato di agitazione, in questo stato di insicurezza, sia per noi che per i nostri ragazzi. Andiamo con la pagina politica. Primo incontro pubblico del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato alle primarie di centro-sinistra, il penalista Michele Laforgia. Si è parlato di programmi, ma anche delle operazioni di voto per le primarie. Sentiamo. Noi vogliamo rinnovamento, vogliamo avvicinare i giovani. Prima ho conosciuto alcuni ragazzi, alcune ragazze che under 30 che hanno deciso di candidarsi nel Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative a Bari. Questo è quel rinnovamento che noi vogliamo. Vogliamo allargare alla città, alle forze fresche della città, far vedere ai cittadini che la politica non è solo per pochi o solo per coloro che la fanno da 20 o 30 anni. Il Movimento 5 Stelle invoca il rinnovamento, un processo che vede il candidato Michele Laforgia perfetto interprete di questa ambizione. Oggi nella sede elettorale del penalista si è tenuto il primo incontro pubblico durante il quale i pentastellati hanno consegnato una sintesi del loro percorso di questi 5 anni, una sorta di diario di bordo che si concentra sui programmi anticipati dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
A Bari il Movimento 5 Stelle è pronto a governare una Bari che guarda al futuro, ad un futuro anche diverso, che guarda soprattutto agli ultimi e soprattutto pone al centro dell'attenzione l'inclusione sociale. Archiviate le polemiche su primarie sì, primarie no, ora l'attenzione si concentra su modalità e regolarità del voto del 7 aprile. Ci stiamo organizzando per dare una mano innanzitutto all'organizzazione del voto, perché il voto fai da te non è mai semplice, che se ne dica, le esperienze del passato non sono tutte così positive, per la verità anche a Bari e soprattutto da altre parti, quindi noi ci parteciperemo e lo faremo in modo organizzato, nel senso che secondo me chi partecipa alle primarie deve dare un contributo anche organizzativo, anche di presenza fisica. Bari è una città, come abbiamo detto tante volte, che ha enormi qualità ed enormi potenzialità, anche qualche piccolo problema, e noi vorremmo evitare che questi piccoli problemi, li definisco piccoli soltanto per farne una battuta, non si presentino il giorno del voto per le primarie e poi magari anche al voto per le elezioni, che sarà un problema pure maggiore. Un confronto sui programmi a 3 settimane dal voto per le primarie per Vito Leccese, candidato sindaco alle primarie di centrosinistra. Il titolo è Orizzonti ed è stato organizzato dall'associazione politico-culturale Bari Libera. Vediamo. Il concetto di rinnovamento invocato dai pentastellati non piace all'altro candidato del centrosinistra, Vito Leccese, per il quale non si possono rinnegare 20 anni di amministrazione che hanno contribuito alla crescita di una città e reso i baresi orgogliosi di Bari. Sembra assurdo che si parli di discontinuità e di rinnovamento, perché negli ultimi 20 anni Bari ha vissuto un'esperienza di governo straordinaria. Oggi finalmente i baresi sono orgogliosi di dirsi baresi, di sentirsi appartenenti alla comunità dei baresi. Quindi questo è già un primo grandissimo risultato. Dopodiché, ovviamente, alcune cose sono state fatte, tante cose in questi 20 anni, forse alcune cose vanno migliorate, ma non c'è bisogno di discontinuità o di invocare il rinnovamento, c'è bisogno di idee su come migliorare le cose che non sono andate bene. Oggi un incontro politico dal titolo Orizzonti, si è parlato di programmi ma anche di regolarità delle operazioni di voto, per il quale la guardia sarà alta, ma la prima garanzia, secondo Leccese, è la statura morale dei 2 candidati in campo. Verificare che non vengano fuori fenomeni patologici tipo il doppio voto, l'esercizio del voto plurimo. Dopodiché immagino che oggi è difficile pensare che ci possano essere tentativi di infiltrazione o di condizionamento del voto, tenuto conto che i 2 candidati hanno uno standing morale, diciamo, che viene riconosciuto da tutti e che quindi, diciamo, in qualche modo non hanno bisogno né si sono mai rivolti, diciamo, al mercato del voto, del mercimonio della democrazia. E adesso andiamo con la cronaca che arriva dal nostro sito. Paura nella notte per una bambina scomparsa, fortunatamente è stata ritrovata questa mattina, ce lo racconta Andrea D'Ammacco. Dal sito di Telebari raccontiamo il dramma, ma con lieto fine, di una famiglia del quartiere Madonnella di Bari che nella serata di ieri si è messa sulle tracce della figlia di appena 9 anni scomparsa di casa all'improvviso, allontanatasi in compagnia di un 14enne. L'allarme era stato lanciato nel pomeriggio di ieri sui social e anche attraverso messaggi giunti alla redazione di Telebari con foto, nome e cognome della ragazzina da parte di centinaia di baresi. La mamma della bimba, che intanto aveva fatto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, aveva avuto anche un mancamento in piazza Madonnella, dove si trovava in compagnia di parenti e amici. Le ricerche delle forze di polizia sono durate tutta la notte e in quei frangenti anche la mamma del ragazzino di 14 anni aveva pubblicato un altro appello social riguardo alla sua scomparsa. Ore di apprensione e di sconcerto, tentando di capire come e perché i 2 avrebbero avuto la necessità e la voglia di fuggire. Una fuga che però è fortunatamente durata poco, infatti intorno alle 5 del mattino la ragazzina è stata ritrovata dalle volanti delle forze dell'ordine assonnata e infreddolita, seduta su una panchina dei giardinetti in viale Papa Pio XII, vicino al Policlinico di Bari e all'Istituto Oncologico. Stando alle prime informazioni raccolte dalla nostra redazione, con lei ci sarebbe stato anche il 14enne, assieme al quale si era allontanato di casa.
Fortunatamente i due stanno bene, ma con le forze di polizia e i genitori si sta cercando di capire cosa sia successo davvero e i motivi che hanno spinto i due alla fuga. E dal sito www.telebari.it è tutto a te. Ringraziamo Andrea D'Ammacco, noi andiamo avanti. Tra 3 mesi sarà pronto il primo dei 12 asili previsti a Bari e realizzati con i fondi PNRR. Abbiamo fatto un sopralluogo nel nido aziendale del Policlinico, dove sono a buon punto i lavori. Vediamo. Ancora 3 mesi di lavori, 2 per gli interni e 1 per gli esterni. Al termine l'asilo nido del Policlinico di Bari aprirà le sue porte ai bambini. Quasi 400 metri quadrati coperti e un giardino esterno da 120 metri quadri e lo spazio a disposizione della nuova struttura nata all'interno di locali inutilizzati e ceduti dal nosocomio al Comune di Bari. Beh, abbiamo per i lavori interni ancora 40-50 giorni di lavoro e poi realizzeremo l'asilo esterno un altro mesetto all'incirca. Dopodiché passeremo alla fase autorizzativa e quindi mi auguro, insomma, nei prossimi 3-4 mesi di poter inaugurare e accogliere i bambini. Sarà il primo dei 12 nidi in fase di realizzazione a Bari attraverso i fondi del PNRR. I lavori in questo caso sono stati finanziati per 1.200.000 euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione del Patto per Bari. L'asilo nido aziendale potrà ospitare fino a 25 bambini, per metà sarà destinato ai figli dei dipendenti del Policlinico, la restante parte sarà gestita dal Comune e messa a disposizione della cittadinanza. Sì, erano locali non utilizzati per i quali avevamo immaginato in un primo momento di allargare la caserma dei Carabinieri, invece c'è stata questa grande opportunità di accogliere questa possibilità di finanziamento del Comune di Bari e quindi creare un asilo nido completo di tutti i suoi servizi, andando a potenziare un'attività che di fatto veniva svolta in maniera al Policlinico in maniera un po' più casalinga. Gatti da tutta Europa, Bari per la mostra felina in fiera. Vediamo. Lei è Denise Luciana Maiomai, una Maine Coon di 5 anni ed è la campionessa world winner in carica, ha fatto la world winner appunto a Strasburgo nel ottobre 2023. La più grande mostra felina mai organizzata nel sud Italia proda nel capoluogo pugliese. Oltre 400 gatti provenienti da 13 paesi hanno infatti raggiunto la Fiera del Levante di Bari per il Mediterranean Winner Show. Esemplari di Abissino, Blu di Russia, Certosino, Devon Rex, Maine Coon, norvegese delle foreste, orientale, persiano e molti altri. Insomma, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei felini. La manifestazione è aperta al pubblico fino a domenica 17 marzo con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, previsto ultimo ingresso. I biglietti possono essere acquistati online oppure direttamente in loco. L'evento organizzato da ANFI sotto l'egida della FIFE con il patrocinio della città di Bari, della città metropolitana di Bari e di Puglia Promozione è gratuito per i bimbi fino a 5 anni, i soci ANFI e i diversamente abili. Siamo al Bifest, Matteo Garrone, candidato agli Oscar per il miglior film straniero con la pellicola Io Capitano, ha incontrato il pubblico del Bifest. C'era per noi Mica D'Erasmo. Grande accoglienza questa mattina al Petruzzelli di Bari per Matteo Garrone, tra gli ospiti più attesi di questo Bifest. Vincitore del premio Ennio Morricone per le musiche del film Io Capitano e candidato agli Oscar come miglior film straniero, il regista ha incontrato stamattina gli spettatori del Petruzzelli nella sua prima uscita pubblica dopo la cerimonia dell'Academy a Los Angeles. Il suo film Io Capitano, proiettato nel teatro prima dell'incontro con il pubblico, parla di un viaggio avventuroso di 2 giovani che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa e attraversano le insidie del deserto e i pericoli del mare. Il regista sarà ancora protagonista questa sera alle 21 al Teatro Petruzzelli con la consegna del premio Mario Monicelli per il miglior regista per il film Io Capitano e del Federico Fellini Platinum Award. A Carbonara, seconda tappa della carovana della prevenzione di Come in Italia destinata a donne e ragazze in difficoltà socio-economica con il fondamentale contributo di Confindustria Giovani. Raffaella Di Renzo. Se parliamo di prevenzione dei nostri giovani, Confindustria non si può che fare un encomio a Confindustria Giovani che hanno permesso l'attuazione di questo progetto carovana donando 2 carovane territoriali. Encomio a Confindustria Giovani che manifesta solidarietà per la promozione della salute femminile della Come in Italia, che offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere rivolte a donne, le quali vivono in condizioni di disagio sociale ed economico al di fuori degli screening oncologici.
ecologici. Sono due i caravan donati da Confindustria Giovani. Si tratta di mezzi attrezzati con avanzatissimi strumenti di diagnostica clinica. Tramite il Pink Talk il nostro obiettivo è trasferire informazione su come fare prevenzione e su come affrontare una difficoltà come un tumore. Abbiamo deciso di destinare il ricavato di questa attività per queste due giornate della carovana. La carovana ovviamente in questo caso è destinata a donne e ragazze in fragilità socio-economiche e che non sono presenti sui listini regionali. L'iniziativa va in aiuto di donne in fragilità socio-economica al di fuori dello screening regionale indicate dalla parrocchia di provenienza. La chiesa di Sant'Antonio a Carbonara fa rete con quelle situazioni che attenzionano donne. Vi è anche la possibilità di effettuare una donazione per offrire una visita sospesa ad una donna in difficoltà. L'avremmo auspicato e desiderato questo. Guardiamo con grande stima al lavoro che Susan Comen compie da 25 anni ormai. Qui ha sede il nostro centro di orientamento sanitario, sono due centri in diocesi, ce n'è uno alla parrocchia Sacro Cuore in centro a Bari, un altro in questa parrocchia, fu inaugurato da Monsignor Cacucci nel 2016 e ha come fine proprio questo il compito proprio di attivarsi per le persone meno abbienti, indirizzarle, sostenerle in quello che possono essere i percorsi di cura. E siamo al calcio, il Bari cade anche in casa, al San Nicola passa di misura la Sampdoria grazie ad un gol di Kasami, sconfitta che avvicina ancora di più i biancorossi alla zona play-out, distante ora solo due lunghezze. Sentiamo le parole di mister Iachini. No, non ero soddisfatto a pareggiarla, immagina poi alla fine a perdere una partita così, perché la squadra sotto l'aspetto del gioco aveva dimostrato già nelle ultime partite a Catanzaro e a Venezia, nonostante qualche errore dentro situazioni di palla inattiva, che aveva preso già, stava prendendo conoscenza di quello che doveva fare. La squadra ha giocato, ha palleggiato, è stata intensa, aggressiva anche nella riaggressione, nella riconquista, e poi anche con qualità siamo andati ad attaccare la porta avversaria. Abbiamo sbagliato qualche volta l'ultimo passaggio, ma abbiamo avuto opportunità per concretizzare, parate del portiere, abbiamo insistito ancora e non a caso il pubblico ha apprezzato l'atteggiamento e il gioco della squadra. Il primo la sosta servirà sicuramente per continuare a battere e lavorare sui principi che ci hanno portato, ci stanno portando nelle ultime settimane di crescere, una crescita sul piano del gioco, sul piano delle conoscenze, del riconoscersi in campo, della manovra, dell'andare a essere più pericolosi, a creare più situazioni e occasioni di gol, a riempire di più l'area, cioè cose su cui stiamo lavorando, oltre l'intensità dell'andare a giocare, a prendere nelle due fasi. Devo guardare il campo, devo guardare la crescita della squadra e infondere ai giocatori, se c'è qualche timore, toglierlo, perché poi oggi non me l'hanno, cioè avevo chiesto coraggio, avevo chiesto personalità nel gestire la palla, abbiamo sbagliato meno anche sotto l'aspetto tecnico, abbiamo lavorato tante, qualche eccezione dove abbiamo giocato qualche palla di prima, perché questa squadra per me c'ha la possibilità di poter andare in campo, prendere in mano le partite, giocarsele e andare a creare situazioni in caso di gol. Poi dobbiamo essere più concreti. Adesso una notizia da Taranto, inaugurazione della casa di patti dell'ANFAS, la prima casa famiglia per il co-housing di disabili, un progetto per il dopo di noi. Angelo Ingenito. A Taranto da oggi c'è la Casa Patti, la prima casa famiglia per il co-housing di disabili. Si concretizza così il sogno dell'ANFAS Taranto, che attiva in città dal 1971 con un centro di accoglienza in via Lago di San Giuliano, dove realizza tantissime attività, ha finalmente raggiunto questo importante obiettivo realizzando un progetto per quando un giorno i soggetti affetti da disabilità non avranno più il sostegno genitoriale. La Casa Patti è un appartamento per civile abitazione acquistato ed arredato con le sole forze economiche dell'ANFAS Taranto, composto da cucina abitabile, bagno attrezzato per la disabilità, una sala comune e due camere da letto, dove potranno essere ospitati quattro persone con disabilità intellettiva o disturbi del neurosviluppo, a cui è venuto a mancare il supporto familiare. Il progetto è partito, diciamo, nelle intenzioni da tantissimi anni, anche perché essendo un'associazione di disabili intellettivi e del neurosviluppo, è sempre ritenuto necessario garantire un futuro alle persone con disabilità che vanno poi a perdere il supporto genitoriale. In occasione dell'emanazione della legge della 112, che è la cosiddetta legge sul dopo di noi, abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo
pensato appunto di poter realizzare una casa famiglia che ci desse la possibilità di ospitare quello che dice la legge, almeno 4 persone con disabilità, che debbano rimanere nel loro contesto abituale, nel senso senza essere istituzionalizzati e resi diventare numeri in strutture megagalattiche dove perdono comunque qualsiasi tipo di autonomia e di dignità umana. Una serata straordinaria, piena di emozioni, che ci fa vivere veramente la bellezza del volontariato. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata lunedì quando una rapida perturbazione dalla Francia raggiungerà gli stati alpini e poi in giornata lambirà anche il centro-sud con delle precipitazioni. Alta pressione difatti defilata un po' più ad ovest con i massimi tra l'oceano, il Nord Africa e la Spagna. Nel dettaglio la situazione sull'Italia, copertura nuvolosa, aumenterà la variabilità, le nuvole e difatti anche le precipitazioni arriveranno specie nella seconda parte del giorno. Prima si formeranno dei fenomeni sulle Alpi e sul nord-est, ecco qui la perturbazione in mattinata sulla Francia e la Svizzera, ma poi dal pomeriggio delle precipitazioni che man mano inizieranno a interessare anche le regioni centrali. In sintesi quindi la situazione in peggioramento nella seconda parte del giorno con nuvole e qualche precipitazione più probabile sull'estremo nord-est, sulle regioni centrali, in serata comunque qualcosa in arrivo anche su parte del sud. Maggiori dettagli, approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.